Vi faccio vedere adesso la spada più bella di Assassin's Creed Origins. Vedete, quando si tratta di armi, vedete ad esempio questa è la spada del dio Amon. Vedete, è bellissima. Ora ditemi se non è bellissima. Questa è la mia spada preferita, secondo me la più bella del gioco. Però quando la usiamo, Fatevi da parte! Levatevi di mezzo! si rilascia. Oh, mannaggia quello. Aspettate, me la cambio. Mannaggia, Eva, togliti. Dovevo mettermi la spada infuocata e buttare. Quindi ora vabbè, la scusa per farvi vedere la Alti! Resta spada. lì! Qui sono gradito. Devo raggiungere questi a cavallo. Dove li ho? Muovi, Eccolo. coraggio! Così vi faccio Distrai i vedere che nemici come mentre mi faccio a muovo! prendere fuoco. Merda, l'Arconte è ferito! Vedete? Vieni qui, È dio stato pazzo! un colpo di fortuna, ce ne sono arrivati qui. Avete visto? In un Beh, è attimo. nostro! Oh, ce n'è uno, ma come il tubercolo. Vedete? Quando colpite si incendia anche la loro cavalcatura. Vedete, in un attimo le boli li uccidete, si incendiano i loro cammelli. Ora, io non vorrei colpire un animale indifeso, però per farvelo vedere, guardate. Vedete? Ora non voglio ricolpirlo perché non sono mica un politico a far male agli indifesi. Quello è il lavoro dei politici. Quindi non lo rifaccio. Cosa? Anche se è un gioco. Questa è l'arma migliore, E vedete? cosa? Devi morire! Vieni, ci sono, vieni. Vedete? Si incendiano. Gli Cosa? avversari prendono fuoco. Fatti Ah, ammazzare! questo è l'antipatico con l'arco. Non c'è cosa. Sbirro corrotto, vai a proteggere i politici, non ci vai più ora. Certo che non ci vai più, ti ho ammazzato, sbirraccio schifoso. Questa è l'arma. Vedete? È la spada infuocata. Il punto è che una spada come questa e molte altre, io mi pare che le ho prese quasi tutte le armi, tutte, anche quelle dei papiri. Può essere bella quanto vi pare una spada, ma vedete, un'altra cosa è una spada infuocata. Poi questa veramente, le fiamme sono veramente realistiche, il fuoco è veramente rosso e giallo, vedete? E vuoi mettere? Ora ditemi voi se può esserci un'arma più bella, almeno che non sia il martello di Thor. Io sono divertito veramente, mi diverto tanto usando il martello di Thor in Tomb Raider Underworld, è veramente divertentissimo perché colpisce gli avversari anche a distanza lanciando un raggio di energia azzurra. Ma il martello di Thor lo troviamo in Tomb Raider Underworld, qua no. Ecco altri due avversari. Ehi, cosa? Dai, Hai attacca. fatto male a venire qui! Vieni qui che ti Adesso ve ammazzo! li faccio vedere, sentire mentre urlano. Gli do un colpetto piano. È già morto, mannaggia. Anche Fatti questo è. ammazzare! Perché di L'aquila è solito. impazzita! Oh, l'aquila è impazzita, sarai tu Posso impazzito. colpirlo! Sbirro corrotto. Proteggi i politici mafiosi che ti costringono a pagargli il pitto Raduno le chiamandolo truppe! tasso. Lo prendo! E fuggi a retromarcia. Adesso Bene, ce l'ho! Linea di tiro libera!
Non è possibile! Oh! Ah, porca miseria, zozza! Ok, questo è l'arco. Eccoti qua! Ora, aspettate, eccoti, che ammazzo questo maledetto con l'arco. Cosa? Ti taglio la gola! A me? Tagliala ai politici, cosa tagli la gola a me? Porco sbirro corrotto. Ok, questo è l'arco. È bellissima, è divertentissimo usarla. E chi più ne ha più ne metta. Vedete quanto è bella? Non c'è storia. È l'arma più bella, forse anche la più efficace del gioco. Questa è l'arma, la spada infuocata. Vi divertirete veramente tanto a usarla, perché una spada, per quanto può essere bella e rilasciare un po' di scia gialla, celeste, rossa, non c'è storia con una spada infuocata. E poi in questo caso l'hanno fatta bene, perché quando colpite avversari o animali si incendiano. Io ad esempio, quando trovavo i leoni si incendiavano parecchio e perdevano energia senza colpirli più e morivano. Questa è l'arma più bella del gioco, secondo me. Ok, ciao ciao ciao.